E allora eccoci con il capitano del Como alla vigilia di una partita sicuramente molto importante che arriva dopo 3 pareggi consecutivi. Andrea Ardito, allora come la vedi questa con il Treviso di domani? Sembra, facile. A voi. Sembra facile, lo lasciamo dire ai tifosi, ai giornalisti. Noi sappiamo che non sarà facile perché comunque il Treviso è una squadra che è in difficoltà, però ultimamente ha comprato dei 2-3 giocatori di esperienza che gli stanno dando un po' di stabilità alla squadra. Abbiamo visto anche la partita col Carpi lunedì sera, hanno perso 1-0, però sono rimasti in partita fino alla fine, quindi sarà una partita difficile, però è una partita che noi dobbiamo provare in tutti i modi a vincere, perché a questo punto inizia, sì, direi, no? Inizia un po' a mancare la vittoria. E nonostante le buone prestazioni che abbiamo fatto, abbiamo rilasciato questi punti nelle ultime 2 partite casalinghe per strada e bisogna assolutamente andarli a conquistare. Dal lato della tua esperienza, Andrea, che cosa vi è mancato nelle ultime giornate? Sicuramente, lo abbiamo detto anche durante le trasmissioni del lunedì con i tuoi compagni, il campo sicuramente vi ha un po' penalizzato, però non deve essere una giustificazione. Ma senti, vabbè, ora parliamo del campo l'ultima volta, poi dopo sennò veramente diventa un alibi che non bisogna trovare. Per noi una squadra come la nostra, che comunque soprattutto davanti a 3 giocatori che gli piace giocare palla a terra, comunque come tutta la squadra del resto, giocare in un campo così sicuramente limita tanto. Nonostante quello, però, penso che siamo riusciti in queste partite a giocare ugualmente bene, a creare occasioni giocando palla, e penso questa sia la cosa più importante a lungo termine. Però è mancata magari un po', come hai detto te, io sono un giocatore magari più esperto, è mancata un po' di esperienza, un po' ecco, forse anche quella cattiveria, diciamo, oppure malizia, se vuoi. Ecco, più malizia. Esatto, che proprio magari negli ultimi secondi, come per esempio il rigore preso, si poteva pure evitare quello contro il Trapani con un po' più di malizia, sei sì, d'accordo? No, la gestione magari di alcune palle negli ultimi 5-6 minuti che potevamo far meglio, questo lo sappiamo, l'abbiamo visto in settimana e dobbiamo migliorarlo, come ho detto domenica subito dopo la partita, perché comunque mi ero reso subito conto di questo. Dobbiamo migliorarlo perché è un peccato dare tanto, creare tanto, giocare bene e raccogliere meno di quello che meritiamo. Quindi se vogliamo, come possiamo fare un gran campionato, questi piccoli errori dobbiamo cancellarli prima possibile, perché sennò inizia a perdere punti che poi alla lunga possono diventare pesanti. Senti, un'ultima cosa, capitano: durante le varie puntate della nostra trasmissione Curva Bianco-Blu, i tifosi insomma ti continuano ad osannare, ti considerano un leone, un lottatore, un giocatore simbolo insomma di questa squadra. Sei orgoglioso di questo? Ti fa piacere? Vabbè, sicuramente fa piacere, però so anche che da una partita all'altra non che possano cambiare le cose, però devo cercare di dare tutto me stesso, come ho sempre dato, non solo a Como ma in tutta la mia carriera. Sono un giocatore così, mi fa piacere che la gente apprezzi questo, però a parte le cose personali, guardiamo la squadra, anche perché comunque penso che non mi mancano tanti campionati da fare, quindi mi piacerebbe chiudere alla grande a Como, e alla grande vorrebbe dire chiudere con qualcosa di importante. Beh, iniziamo a vincere a Treviso, dai. Che è importante. È la cosa più importante in questo momento. Poi ti aspettiamo anche in studio se puoi, ok? Certamente. Grazie, in bocca al lupo, capitano. Grazie a voi.